Parliamo di telefonini, andiamo indietro di 20 anni, era il 1991, più precisamente il 1 luglio. Guardate queste immagini che sono realmente molto curiose. Si tratta del momento in cui avviene la prima telefonata con la tecnologia GSM. Il primo ministro finlandese che pronuncia queste parole: una piccola chiamata per un uomo, uno straordinario balzo in avanti per l'umanità. Oddio, avrebbe potuto trovare anche una frase un po' più intelligente senza cercare di mimare quella che fu la frase di Armstrong quando arrivò sulla Luna. Però tant'è, ci colleghiamo con Gigi Beltrame, giornalista esperto di tecnologia, che ringrazio. Buonasera Gigi, grazie. Buonasera, buonasera. Dunque, la tecnologia GSM ha cambiato il nostro modo di vivere la telefonia in assoluto, non solo quella mobile, anche il nostro modo di vivere il telefono. Sì, perché è stato un cambiamento veramente notevole, nel senso che oltre a dover portare la nostra voce può portare anche i dati, quindi questa è stata la grande rivoluzione, cioè non più la nostra voce che veniva convertita e poi riproposta dall'altro capo del telefono, ma dei dati che venivano spacchettati, quindi resi in digitale, trasportati fino a raggiungere l'altra linea, e quindi ha permesso poi la diffusione dell'internet mobile, la diffusione degli SMS, insomma un sacco di cose, è stata veramente rivoluzionaria. Oggi cosa rappresenta la tecnologia GSM sui telefonini di ultimissima generazione? È ancora al centro della tecnologia, senza quella oggi non avremmo questo tipo di telefoni? Oggi stiamo ancora utilizzando GSM, quindi finché non arriverà la quarta generazione, quindi LTE per intenderci, abbiamo ancora tutti in tasca un cellulare con GSM, utilizziamo delle chiavette internet che utilizzano il GSM, per cui insomma la tecnologia è sempre quella, i punti radio peraltro sono quasi sempre gli stessi. Ecco, un altro vantaggio che c'è stato con l'introduzione del GSM è che la potenza dei punti radio è molto diminuita rispetto all'ETAX, che era la tecnologia che c'era all'inizio degli anni 90, che peraltro era caratterizzata da telefonini con lunghe antenne in evidenza, e quella era la dimostrazione appunto che il telefono era molto più potente e potenzialmente, Gigi, anche più pericoloso? Era molto più pericoloso perché ovviamente la quantità di radiazione era superiore, però se facciamo mente locale, qui stavamo parlando del 1991, ma ad Italia 90, inaugurazione dei mondiali qui a Milano, c'è stata la prima telefonata con l'ETAX, per cui l'Italia era proprio ancora più arretrata di quanto noi pensiamo, veramente eravamo in un'altra epoca. In un'altra epoca. Senti, l'epoca di oggi la viviamo tutti i giorni, quindi cellulari smart, cellulari che ci permettono di fare molte cose in mobilità, dall'utilizzo della posta elettronica all'utilizzo di internet. Quale sarà la prossima evoluzione? Leggiamo da più parti che presto il telefonino diventerà quasi una carta di credito. Con il telefonino potremo fare delle operazioni, scusate la voce sta andando, potremo fare delle operazioni anche finanziarie, economiche. Allora, già oggi diciamo che il cellulare permette di fare l'acquisto attraverso internet di azioni, quindi c'è tantissima gente che utilizza lo smartphone piuttosto che un tablet per fare operazioni finanziarie. Tra un po' diventerà veramente un portafoglio elettronico, già abbiamo visto che Google ha presentato la sua opzione insieme a Mastercard, per cui insomma abbiamo tante possibilità che possiamo avere. Bisogna capire quanto saremo liberi dall'operatore o quanto invece passare da essere schiavi di una carta di credito e quindi di una banca a essere schiavi dell'operatore. Per cui, insomma, questa è un po' la lotta che ci sarà nel futuro. Chiaro. Gigi, grazie mille per essere stato con noi. Buon lavoro, ti aspettiamo in studio, alla prossima. Buona serata, grazie. Grazie mille.